Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Nemesis Mysterious Journey 3. È un gioco sullo stile di Myst, insomma, dove dovremo risolvere degli enigmi, anche ambientali. Il gioco esce l'8 di luglio, lo sto provando prima e quindi anche qui non so dirvi il prezzo esatto. Iniziamo una nuova partita con un livello di difficoltà normale. Non, è abbastanza inusuale trovare un livello di difficoltà in giochi di questo tipo, comunque. Quando sentii parlare per la prima volta di Regulus, era solo un granello che vagava da qualche parte alla periferia del sistema solare. Brillava come la stella polare quando guardavo ogni sera dal terrazzo panoramico del mio osservatorio. Sono un discendente dell'uomo che pochi secoli addietro fu il primo uomo sulla Terra a descrivere e nominare scientificamente il processo di teletrasporto e a dimostrare l'esistenza di civiltà aliene. Non sono convinto che l'umanità fosse preparata per l'era del teletrasporto, me lo chiedo soprattutto ora che la mia vita sta per finire e io non potrò più rispondere a questa domanda. È proprio sullo stile Myst, con questa fantascienza, insomma, un po' così. I libri del mio antenato furono bruciati, ma questa è la sorte di tutti i visionari. Ma in fin dei conti non siamo forse destinati a varcare tutti i confini, anche quelli sorvegliati da un Dio che creiamo continuamente a nostra somiglianza? Per chi ogni uomo che metteva piede su Regulus poteva descrivere questo strano e misterioso pianeta in un solo modo, come un'oscura, magnetica bellezza. Questa è la storia di Amia e Bogard, che, proprio come me, ne sono stati inghiottiti. È un po' sullo stile di futuristico, un po' steampunk, cyberpunk. Vediamo un attimino come funziona questo titolo che mi intriga moltissimo. C'è la versione prologue disponibile su Steam, che è una sorta di demo iniziale che ci mostra un po' le peculiarità, le potenzialità del gioco. Ovviamente si fa. Sono Emanuele, la tua guida, umile servitore. Il tuo viaggio ha raggiunto la sua felice conclusione, Amia. Grazie per aver scelto l'agenzia dei viaggi di teletrasporto Forte & Company. E sono quei due che sono entrati in pratica in quell'agenzia. Avremmo dovuto essere entrambi teletrasportati all'hotel Andromeda. Che cosa è successo? Perché Bogard non è qui? Abbiamo dei piccoli problemi tecnici, niente di grave. Per raggiungere l'hotel e incontrare Bogard devi prendere l'ascensore alimentato da un meccanismo facile da usare. Mi ricorda anche un po' Upload, la serie. Ok. Allora, in sintesi, il gioco fa leva su questa cosa del teletrasporto scoperta da questo tizio per andare a esplorare questo mondo. E ovviamente qua succederanno le peggio cose, presumo. Allora, graficamente è veramente carino, non un capolavoro, non fa un po' questo effetto bloom che magari si può vedere, si può eliminare, anche se dubito. Motion blur, sì. Applica modifiche, vediamo se me lo leva, che a me urta abbastanza, ma alla fine. Allora, vi dico subito, non si può saltare, ma si può andare a vedere, ok. Non sono convinto che l'umanità fosse preparata per l'era del teletrasporto. Ok. Queste sono le memorie di quel tizio lì, di prima. Ah, si avanza anche col tasto destro, cosa molto interessante. Salve. Good morning. Can you please Puoi help me? aiutarmi per favore? Non sono sicura. Vi I have been sto helping you aiutando da così so tanto long. tempo, da così tanto Oh, for tempo. so long. I'm not sure if we Non so understand se each ci other stiamo well. capendo bene, I'm sto looking for cercando. on this cursed Tutti cercano planet qualcosa su questo everyone maledetto seems pianeta. Non sei né assured. la prima né l'ultima? You are neither Perché pensi che here sia seduta su nor questa panchina? last. Perché adoro la vista di questi What inutili is it that I'm felci? sitting on this bench? Because I enjoy so much the view Sì. of. I'm here on a Sono truly qui per curare i ridiculous miei polmoni infetti infected con lungs l'aria di with Regulus? O incredulous forse hopes. sono la moglie di un Or ingegnere maybe che ha perso il I'm senno the e la wife of vita? an Mia engineer. Does cara. it mean though Cosa significa, that you signore? think this Perché planet pensa is che questo cursed? pianeta sia Every maledetto? Ogni paradise paradiso alla finally fine diventa becomes una a maledizione, curse, my tesoro love. mio. You've been left alone here? No, not exactly.
È rimasta qui da sola? Ci sono delle anime perse che vagano qua e là. Appaiono e scompaiono, appaiono e scompaiono, come una lepre che salta in un campo di mais. Da quanto tempo è qui, Ginus? Ogni paradiso alla fine diventa una maledizione, tesoro mio. Il tempo non ha più alcun significato. Come una lepre, sì, qua è tutto pieno di matti. Va bene, abbiamo finito? Ok. Vabbè, che vista meravigliosa, proprio come le montagne rocciose. Cos'è questo? Abbiamo trovato l'Andromeda Hotel. Ah, i collezionabili. Sì, perché nel menu poi ci sono supplementi in cui si può andare a vedere tutte le cose che abbiamo raccolto e trovato all'interno dell'avventura. Sembra il meccanismo menzionato dalla guida. Ok, basta portare il raggio di energia alla struttura di alimentazione centrale. Ok, però volevo dare un'occhiatina in giro prima. Perché l'ascensore non può funzionare normalmente? Sì, in effetti questa è una domanda saggia. Diamo un'occhiata in giro. Perché questo è un gioco fortemente, diciamo, orientato all'esplorazione e alla storia. Io sto. Stiamo un po' esplorando anche se siamo oltre quello, il luogo dove dovremmo andare comunque. Ovviamente non è un caso che siamo arrivati qua separati e dobbiamo risolvere queste cose. Chissà che cosa c'è dietro, questi sono i misteri di questi giochi. E man mano si vanno a scoprire nuove cose riguardo al background, all'ambientazione, l'uso che hanno fatto i terrestri di questo pianeta. Sì, va bene, dai. Fammi saltare perché ovviamente qua non siamo a esplorare, diciamo, scoprire, a leggere tutto, insomma, perché dobbiamo provare il gioco. Devo capire come funziona sto affare qua. Dove esce il simbolo lì? H per... Ok, giro. No, ma voglio girarlo così, ok. No. Farò girare così, perfetto. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo, sì, è una cosa banalotta questa, a dir la verità. Ok, così. E poi abbiamo l'altro di là che dovremmo far girare così. C'è un... cos'è? Un pellicano quello. Andiamo avanti. Andiamo avanti, dobbiamo salire di qua, credo. Pianeta così non mi fa impazzire, mi ricorda, mannaggia, mi ricordo Journey qualcosa, è un gioco che avevo fatto anche con Mirko in cooperativa, un po' una sorta mixta miste No Man's Sky, adesso non me lo ricordo, mannaggia. Comunque, qui è giusto. Bella lì, capire adesso dov'è l'altro. Ok, lì sotto. Quindi qualche mossa. 2, 3, secondo me è giusto così. No, però magari un giretto ancora. No. No, questo. No. No. Vabbè, continuiamo a girare finché non arriva. Ok, è arrivato. Perfetto, siamo qui. Non ci si può abbassare, non si può saltare, quindi bisogna per forza camminare. Però dai, ci siamo quasi. Perché lì dovrebbe essere l'hotel, la zona. Ok,
Però devo dire che anche un incipit di storia è abbastanza particolare, perché non è il classico dove voi comparite, non sapete dove siete, fine. Ci sono questi viaggi e col teletrasporto arrivate qui e succede questo. Dov'è Bogard? Non si sa. Dice un altro matto furioso, questa è ancora più tosta però. È ancora molto più tosta questa. Perché? Mannaggia, non si vede nulla qua, mannaggia, come facciamo? Ma dici che... no. Questo è un bel enigma da risolvere, perché non sappiamo minimamente, però vabbè, abbiamo un tizio qui con cui parlare, quindi proviamo a dirglielo. Salve! Professor Tarot, at your Ah, ok. service. Genius scientist and Geniale constructor scienziato of costruttore del interstellar dispositivo di viaggio travelers, the interstellare one and only e anche l'inventore del Mendelssohn, the liquido per inventor rimuovere of i the brutti liquid to make ricordi, bad nonché memories, as dell'apparecchiatura well per as the recuperare equipment to l'energia recover sprecata dai energy bambini. when you are children. Now, I don't want to blow Non my own voglio darmi horn, arie, but ma I've un po' been di doing cose this nella for vita le ho half my life. fatte. Sì, mi I stai già heard a lot facendo about you, girare professor, le but I thought you were just an palle. Non urban pensavo legend. fosse solo, pensavo You fosse see, solo at una the heart of leggenda. every legend, there is a Mettendo piede great su deal of imagination and Reginos, imagination. va No, bene, I qua mi think it's parla just ancora di tutto personally. quello che ha I came back to us fatto. using the telephone. Thank you, my dear. That's very nice of you. But anyway, I still want to look for this cat for some time. That son of a gun, and Sta you'll be here cercando for un some time, gatto. in case you change your mind. You're a nice, smart girl. You have an open mind, but also listen exactly to what he says. Tieni gli But occhi most aperti, non importantly, fidati di lui. professor, Di would you chi? Non ho indicate the ascoltato, ma way of the cat? finiamo il discorso qua. Allora. Sicuramente c'è un modo per capire guardando quei cerchi lì. Quindi noi torniamo indietro e diamo un'occhiata agli altri blocchi, soprattutto quello di là, per capire come funziona il tutto. Perché secondo me c'è qualcosa che ha a che fare con questo. Allora, 3, 6, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5. Però c'è anche questa zona qua. Dove c'è un collezionabile, che è un'altra parte di storia. Ok, questa zona qui. Allora, abbiamo detto 625. Vediamo se c'è qualche altro indizio che mi fa capire qualcosa. Eccolo lì, il gatto. Quello che sta cercando il gatto, che si è perso lì. Che bello. Allora, qua ha fatto un po' di muffa, perché... Vabbè. Andiamo di qua. Upon, how Uno stylish. stagno di But classe, we ma still abbiamo have a ancora un puzzle to puzzle da solve. risolvere. Ok, sì, infatti qua c'è qualcosa che probabilmente dovremo fare dopo. Comunque, 6, 2. Il problema è che non sappiamo. Non lo so, a dire la verità, non lo so. Dovrei guardare un attimino anche gli altri, perché sicuramente c'è qualcosa che va copiato da quelle zone lì. Probabilmente sono i numeri. Ci basiamo sui numeri qua? Allora, vediamo un po'. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 1. 7-1. Vediamo. Iniziamo a mettere questi, così vediamo. 7-1. Quindi 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. 7-1. E siamo giusti.
Perché lì non si vede attraverso, quindi dobbiamo in qualche modo capire come risolvere questo enigma. Però, ecco, come anche in altri giochi, anche tipo Kern, questi giochi danno una tremenda soddisfazione quando riuscite a risolverli. Perché in pratica lì ne avevamo risolto solo uno. Sette uno, 5 2 6. 5, 2, 6, 5, 2, 6. Però non mi sfugge qualcosa. Quindi adesso vado, torniamo indietro perché secondo me ce n'era un altro. Eh sì, di là ce n'era un altro. Perché qua abbiamo fatto 7-1, ma in realtà non è vero. Bisogna partire da questo. Quindi, allora, vediamo. Adesso io lo faccio come giocherei normalmente, quindi me lo segno. Abbiamo un 3, poi un 7, un 1. Allora, lì è 3. Lo segniamo quello ad altezza nostra, insomma, di uomo, insomma. 7, 1 e poi 5. 2, 6, 5, 2, 6. A questo punto abbiamo un totale di 6 numeri e io mi aspetto che anche questo sia un totale di 6 numeri perché sì, dovrebbe essere di 6. Ok, iniziamo a riprodurli allora. Allora, qua abbiamo altezza uomo, quindi qui 3, poi abbiamo il 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Qua 1, qua abbiamo il 5, 3, 4, 5, poi abbiamo il 2 e qua abbiamo il 6. No. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il mio ragionamento è stato giusto, si è abbassato l'ascensore. Devi ruotare l'ascensore per poterci entrare. Ok, grazie. Sarebbe molto bello sapere, avere un'idea anche di quello che è la longevità di questo titolo, perché Quern, vi dico la verità, non l'ho mai finito, ma è eterno quel gioco. Non necessità di ruotare l'ascensore. Chissà come si ruota. Intanto il tizio è andato via. Quindi dovremmo trovare il modo di ruotare l'ascensore, ma non ho proprio davvero idea di come fare a farlo. Ragazzi, non lo so. Il gioco sembra essere davvero molto interessante. Questo credo non si presti moltissimo per una live, però insomma, sembra intrigante, intrigante come storia, perché lì c'è un pannello, qui non ci siamo stati qui prima, quindi magari c'è qualcosa che si può fare qui. No, questa è una sorta di museo a cielo aperto di quello che sono i lavori o i pensieri di questo inventore del teletrasporto. Però ecco, adesso andremo su e cercheremo di capire che cosa è successo al nostro socio, che sicuramente non è su che ci aspetta e l'avventura finisce qui, quindi dovremo cercare di capire soprattutto come ruotare questo affare qua, perché dobbiamo entrare di là, ma bisogna capire, probabilmente salendo di sopra. Come ruotare il mezzo qui. Quindi proviamo come ultimo tentativo, diciamo. Però ecco, è il classico gioco che fate magari per tenere allenata la mente, perché non è il classico dove camminate e basta, e leggete, dovete anche ragionare, prendere il foglio come ho fatto e magari prendere appunti, fare dei ragionamenti. Non che questo sia stato eccessivamente complicato, però è stato un salto nel vuoto perché ipotizzavo fosse così, ma no, onestamente no, non si gira da lì, quindi devo capire come si gira l'ascensore. Magari guardando dall'alto si va a capire un pochino come funziona, bisogna accedere magari. Non lo so, onestamente, magari poi chi di voi ha già provato magari la versione prologue, lo ha già giocato, insomma. Io
Il gioco esce l'8 di luglio, non so ancora dirvi, ripeto, il prezzo perché non è ancora uscito, però sicuramente ci sarà modo magari di provarlo ancora, o se il gioco vi piace tantissimo lo portiamo di nuovo, insomma c'è qualcosa qui, no, mi era sembrato, ma di vedere un gatto, infatti il gatto c'è lì, bellissimo il gatto. Niente, questa è una corda che mi fa molto pensare, perché lì c'è qualcosa, a parte il pellicano, lì c'è qualcosa che probabilmente poi serve a qualcosa. Perché lì c'è una carrucola. Non lo so. Non so, onestamente magari qua da fare qualcosa, ma probabilmente sì. C'è da girare queste cose qui. Ok, sì, decisamente qui c'è qualcosa da fare e qualcosa da fare. No. Dobbiamo spararla da qualche altra parte questa. Sto iniziando un pochino a capire come fare. Ok. Sì, si è sentito quel rumore lì, quindi. Sì. Stiamo aprendo un mondo di possibilità. Ma non voglio tediarvi oltre. Vedete che qua si sono aperti due cose qua con cui possiamo poi girare. No. Di là forse. Sì. E questa poi la giriamo dove? Sei sulla buona strada. Scherzando e ridendo, stiamo arrivando anche alla conclusione di questo enigma qui. Vediamo se riesco a fargli girare questo da questa. Ok, ma probabilmente non è questa. Magari riusciamo a far girare questa. No, questa non può arrivare lì. Ok, perfetto. Boh, non lo so. Onestamente ci devo studiare perché non so adesso se in effetti si sia girata l'ascensore. Non credo. No, infatti fermo qui. Devo studiarci, ci vado avanti, insomma, a vedere. Questo era Nemesis. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Gioco senz'altro molto particolare che rievoca i bei tempi andati delle avventure grafiche della serie Myst, Even, insomma, Amazon. Riprese di recente anche da Kern e altri giochi simili, un po' Walking Simulator, un po' puzzle. Qui sembra esserci, che non è proprio molto tipico, una storia comunque con dialoghi con comunque persone molto particolari, personalità particolari. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!